Adesso studiamo il tubo di Kunth semichiuso, cioè aperto a un'estremità e chiuso all'altra. L'altoparlante sta naturalmente qua dalla parte aperta. Come prima emette onde armoniche, onde progressive, che poi si riflettono contro la parete, si riflettono in ogni caso sia che la parete sia aperta che chiusa, tornano indietro come onde regressive e l'interferenza fra le onde progressive e regressive, genera l'onda stazionaria. Ricordiamo anche che dove c'è l'estremità aperta, le molecole d'aria possono oscillare avanti e indietro, in modo longitudinale naturalmente, e perciò non si addensano, non si schiacciano mai una contro l'altra e neanche si allargano una dall'altra. Quindi laddove le molecole dell'aria possono oscillare, la pressione non cambia. Infatti vediamo che c'è un nodo di pressione all'estremità aperta. Viceversa, laddove invece c'è il tappo, cioè la parte finale chiusa, lì si creano le sovra e le sottopressioni. Questo perché alternativamente le molecole d'aria vengono tutte quante vengono spostate e vanno a schiacciarsi contro la parete, allora lì si crea una sovrappressione. Mezzo periodo dopo le molecole dell'aria si ritirano a sinistra e quindi lasciano sulla parete una zona di sottopressione. Da notare che le molecole d'aria che stanno proprio a parete non si muovono, ma subiscono lo schiacciamento o la rarefazione delle molecole vicine. Quindi laddove le molecole d'aria non si possono muovere perché sono a parete, cioè diremo laddove c'è un nodo di spostamento perché le molecole non si possono muovere, invece ci sono gli antinodi della pressione. Le onde stazionarie che si possono instaurare e risuonare dentro questa cavità semiaperta sono quindi quelle che hanno un nodo all'estremità aperta e un antinodo all'estremità chiusa. L'armonica fondamentale è appunto questa che ha un solo antinodo. La seconda armonica, n uguale a 2, ha due antinodi. Chiaramente uno deve essere sempre sulla parte chiusa, sulla parete chiusa. La terza armonica ha tre antinodi. La quarta armonica ha quattro antinodi e così via. Naturalmente tutti questi antinodi sono sempre alternati, nel senso che se qui c'è una sovrappressione per schiacciamento di molecole d'aria contro la parete, in quel momento qui c'è una sottopressione, qui c'è una sovrappressione, qui c'è una sottopressione. Esattamente come se fosse una corda. Se qui c'è una sovrappressione, nel senso della corda, vuol dire che la corda oscilla qui in alto, ma allora qui è in basso, e qui è di nuovo in alto, e qui è di nuovo in basso. Quindi basso, alto, sottopressione, sovrappressione, sottopressione, sovrappressione. Anche stavolta vediamo che se il tubo è lungo 1 metro, per esempio, non tutte le onde che manda il microfono, cioè tutte le frequenze, sono buone per risuonare, ma sono buone soltanto quelle onde che hanno la giusta lunghezza d'onda. La giusta lunghezza d'onda significa che nella lunghezza L, diciamo 1 metro, ci devono entrare precisamente o 1/4 di lunghezza d'onda, che è questo caso qui, perché il resto della lunghezza d'onda idealmente si sviluppa qua fuori, quindi questo è 1/4 di lunghezza d'onda, oppure 3/4 di lunghezza d'onda, eccoli i 3/4, 1/4, 2/4, 3/4, oppure 5/4 di lunghezza d'onda, 1, 2, 3, 4, 5, oppure 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comunque sempre un numero dispari, 2n-1, un numero dispari, 1, 3, 5, 7, di lambda quarti. Chiamiamo lambda 1 la lunghezza d'onda dell'armonica fondamentale, che quindi sarà il quadruplo di 1 metro, il quadruplo, perché questa è 1/4 di lunghezza d'onda, quindi sarà 4 metri la lunghezza d'onda fondamentale. E via via lambda 2, lambda 3, lambda 4 e così via saranno sempre più corte, come si vede anche se accorciano le lunghezze d'onda, e naturalmente aumentano le frequenze. Sapendo che la lunghezza d'onda fondamentale lambda 1 è lunga 4 metri, possiamo calcolare quanto devono essere lunghe le onde stazionarie della seconda armonica, la terza, la quarta, cioè lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5. E troviamo che lambda 2 è 1/3 di lambda 1, lambda 3 è 1/5 di lambda 1 e la formula è questa. Si ricava uguagliando questa formula qui, che è la formula generale di queste qua.
Infatti per n uguale a 1 abbiamo 2 per n, 2 per 1, 2 meno 1, abbiamo questa. Per n uguale a 2, 2 per 2, 4, 1, 3, abbiamo questa qui. Per n uguale a 3, 2 per 3, 6, meno 1, 5, e così via. Quindi uguagliando questa formula che rappresenta queste formule qui, con la formula che rappresenta la sola armonica fondamentale. Infatti l'armonica fondamentale sappiamo che ha una lunghezza d'onda tale che lambda quarti, un quarto uguale L. Allora, uguagliando queste due formule, perché entrambe rappresentano L, viene fuori questa, cioè viene fuori che lambda 2, lambda 3, lambda 4 e lambda 5 sono via via più corte secondo questa regola. Infine, se le lunghezze d'onda diventano sempre più corte, secondo la regola un terzo, un quinto, un settimo, un nono, ricordando anche che la velocità del suono nell'aria rimane sempre uguale per tutte queste onde, indipendentemente dalla loro frequenza e lunghezza d'onda, allora sappiamo che il prodotto lambda f deve rimanere costante, quindi se lambda diventa un terzo, un quinto, un settimo, un nono, rispetto a lambda 1 fondamentale, allora la frequenza deve diventare il triplo, il quinto, il quintuplo, il settuplo, 9 volte, 11 volte e così via. Quindi di tanto si riduce la lunghezza d'onda e di altrettanto deve aumentare la frequenza. Un terzo, un quinto, un settimo, un nono, la frequenza diventa per 3, per 5, per 7, per 9. Quindi abbiamo di nuovo la conferma che non tutte le onde che vengono emesse dall'altoparlante, non tutte le frequenze vanno bene per risuonare, vanno bene soltanto le multiple della fondamentale, le multiple dispari, quindi per 3, per 5, per 7, per 9. Calcoliamo quindi la frequenza fondamentale come abbiamo fatto prima, cioè con la formula inversa della velocità. Sappiamo che la velocità è intorno ai 340 metri al secondo e che la fondamentale ha una lunghezza d'onda di 4 metri. Quindi la frequenza fondamentale è di 85 Hz. Dunque questo altoparlante deve mettere un'onda armonica a 85 Hz e così otteniamo l'armonica fondamentale, nel caso aperto-chiuso, con il tubo lungo un metro. La seconda armonica dobbiamo mandare un'onda di frequenza 85 Hz per 3, poi 85 Hz per 5, 85 Hz per 7 e così via.